Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su This War of Mine. E dopo la promessa di un padre e l'ultima trasmissione, adesso tocca a Braci Morenti. Beh, il titolo non promette nulla di buono. Iniziamo! Ok, eccoci qua in gioco. Siamo in mezzo a una tormenta di neve. La presentazione? Posso fare qualcosa io? Posso muovermi io? Interessante, quindi siamo all'esterno? C'è qualcosa dietro di noi? Sembrerebbe nulla. Da dove siamo arrivati, scusate? Qua si può proseguire? No, assolutamente no, non si può proseguire. Ok, andiamo da quest'altro lato allora. Non abbiamo info, non sappiamo chi siamo né dove stiamo andando. Sappiamo solo che siamo in mezzo a una tormenta di neve. Nel mezzo dell'assedio di Pogoren, i Misnei sono riuniti in città e sono costantemente sotto attacco. Praticamente è tipo scoppiata la guerra in inverno, comunque siamo arrivati all'inverno, non capisco, non capisco. Braci Morenti, adesso mi viene da pensare che magari dobbiamo trovare qualche falò per riscaldarci, anche perché l'immagine era quella. L'esercito Granzi ha circondato la città e ha ordinato attacchi militari allo scopo di abbattere il morale dei cittadini. Quello che fanno sempre, rompere le palle agli onesti cittadini. E niente, cadiamo ogni 3x2, mi scusi, e che cos'è, dai? I militari hanno preso appositamente di mira luoghi ed edifici di importante valore culturale e religioso per i Misnei. Così, giusto per demoralizzarli ancora di più e fare danno eventualmente alla città. Certo, non so quanto vi possa interessare momentaneamente la cultura, visto la fame e il freddo che c'è in questo periodo, soprattutto il freddo. Nonostante i gravi pericoli, alcuni sono mostrati disposti a rischiare tutto per salvaguardare il proprio retaggio, tipo i ribelli. Questa storia narra delle persone che hanno voluto tentare probabilmente di sopravvivere, un po' come stiamo cercando di fare noi. Vorrei trovare un riparo, possibilmente da questa tormenta, prima di congelare malissimo. Beh, qua si continua a salire. E, ripeto, non so se effettivamente il gioco magari è diverso e dobbiamo trovare dei falò, delle braci per poterci riscaldare, o se magari stiamo andando alla ricerca di un qualche rifugio. Beh, qua c'è una porta. Riusciamo ad aprirla? Riusciamo ad aprirla e cadiamo. Questa cos'è, la terza o la quarta volta che accade? Ho perso il conto. Morto? Ce la fai a rialzarti? Su via? Ok. Questa è una tenda, ma essendo tutta bucata, dubito che riesca a ripararci dal freddo. Là ci abbiamo un'auto, ma sarà congelata, quindi non conviene proprio ripararsi dentro l'auto. E questo forse è un edificio? Magari adesso andiamo là e si trasforma come la classica modalità di This War of Mine. Sembra proprio di sì. Noi siamo forse il tizio che viene alla porta a chiedere aiuto. Qualcuno mi aiuti, infatti. E dentro c'è qualcuno. E niente, siamo caduti di nuovo. Per favore, aiutatemi! Oddio, cosa ti è successo? Ti porto dentro!
Braci morenti. Ripeto, il titolo non mi ispira nulla di buono. Siamo al giorno 1, eh sì, siamo praticamente nel pieno inverno. Direi proprio di sì, siamo nella modalità classica. Un rigido inverno stringe Pogoren nella sua morsa, rendendo la vita ancora più difficile nella città sotto assedio. Le persone tentano di sopravvivere ai continui bombardamenti e alle imboscate dei cecchini e alla scarsità di cibo. E ora devono anche affrontare il freddo estremo. Scusate, siamo su Frostpunk, freddo estremo addirittura. Anja combatte per superare le difficoltà di ogni giornata quando un uomo, ferito gravemente da un'arma da fuoco e ormai prossimo alla siderazione, sviene sull'uscio di casa sua. Decide di soccorrerlo senza esitazioni, nella speranza che possa riprendersi e dirle che cosa gli è successo. Ok, quindi lei è Anja e lui non lo sappiamo. Cos'è sto simbolo? Zaino dell'estraneo. Lo zaino dell'estraneo. Non volevo ficcare il naso nel suo interno, ma ho notato alcuni oggetti religiosi, uno scialle di preghiera, una candela decorata e qualcos'altro. Immagino che per lui abbiano un grande valore. Lei è orfana. Ok, qua queste info. Peggiora a vista d'occhio, ha la fronte che brucia per via della febbre e trema senza sosta per via dei brividi. Se ha la febbre è normale che poi trema pure. Iniziamo a raccattare un po' di roba, va, che già il tempo passa, non è che siamo fermi così. Nulla di importante, onestamente. Qua sopra abbiamo un armadio, andiamo a vedere st'armadio. Non abbiamo risorse come sempre, nulla nelle medicine, nulla. Ho capito, però mi scusi, ma è casa sua, no? Poteva avere la chiave dell'armadietto. Ma lui? Qualche info? È strano. Ha molta fame, gravemente malato, in recupero, e leggermente ferito, in recupero. Ok, dobbiamo procurarci delle medicine, evidentemente anche delle bende. Magari in casa lei c'ha qualcosa? Una goccia di acqua. Vediamo in questo armadio se c'è qualcosina. Altra acqua e degli ingranaggi. E questa è la stufa. Fortunatamente abbiamo la stufa, anche se già praticamente sta al massimo. Durante questo inverno così freddo, la nostra lotta per la sopravvivenza sembra più ardua che mai. Dobbiamo tenere costantemente sotto controllo la temperatura e mantenere le stufe funzionanti per essere sicuri di non morire assiderati nel sonno. Se riusciremo a tenere la temperatura sopra i 10 gradi, dovremo farcela. Una parola, perché la stufa praticamente sta già al massimo. Abbiamo del combustibile? No, bene così. Siamo a solo 8 gradi. Qua fuori c'è qualcosa. Attenzione perché possiamo andare anche in quest'altra casa, sempre che la porta non sia chiusa. Adesso vediamo. E qua naturalmente possiamo raccattare la neve per poi fare l'acqua. Magari trovassi un grimaldello o comunque riuscissi a fare un piede di porco per aprire quell'armadio non sarebbe male. Che succede? La vecchia officina del nonno, non venivo qui da parecchio. Così tanti ricordi. E qui c'è l'Aurox che aveva intagliato per me. Cos'è, un flashback? Mi sa proprio di sì. Quindi forse non era casa sua, ma casa di suo nonno. Nonno, sai, da grande voglio essere un artista, proprio come te. Allora ci sta che non ha la chiave dell'armadio, dai. Non stento a crederci, hai del grande talento che ti scorre nelle vene. E anche passione da vendere, questo è certo. Mi prendi in giro, nonno? Oh, Angia, non mi permetterei mai, in realtà ho qualcosa per te. Vieni a dare un'occhiata. Cosa hai scolpito? È un cavallo? Questo
Quasi, è un Aurox Bisnemi. Non ne hai mai visto uno prima? No, ma penso di aver letto qualcosa su in uno dei tuoi libri. Scusate, non ho letto quella frase. Oh sì, sui fianchi scoscesi dei monti Visnena. Per lungo tempo hanno protetto e guidato la nostra gente. In seguito divennero un simbolo della nostra libertà. Ecco, tieni. Posso tenerlo? È tuo adesso. Ma devi averne cura. Proprio come quegli Aurochs si presero cura dei miseni in passato. Ok, qua abbiamo un simbolo strano. Lista delle opere. Ah, sono le cose che ha realizzate. Possiamo sacrificarle per ottenere del combustibile. Ma immagino che se le sacrifichiamo abbassi tantissimo il morale, anche perché gli ha detto devi averne cura. Lo bruciamo così, non mi sembra il caso. Casa nostra dipinto. Memorie, presenti e passate sculture. Ragazzi, se volete leggere, mettete un attimo in pausa e date un'occhiata. La collana di Angia e l'orologio del padre. La collana, potremmo prendere alcuni pezzi della nostra collezione e usarli come combustibile per riscaldarci un po'. Beh, non penso proprio, visto che questa non la puoi nemmeno sacrificare. Ok. Info. La famiglia di Ange ha raccolto e salvaguardato opere d'arte in questo capanno per decenni. Tra le altre, hanno raccolto anche rari esemplari di arte tipica miseni, e molti di questi cimeli hanno un valore sentimentale incalcolabile per Ange, e sono tutto ciò che rimane del suo passato. Quindi, che andiamo a bruciare queste cose? Certo, il gioco ci metterà sicuramente in condizione. Devi bruciarli perché sennò muori male. Però per il momento abbiamo ottenuto un po' di legna, quindi bruciamo quella. Con l'allargarsi della collezione, il nonno di Angia espandeva il suo laboratorio per fare spazio alle nuove opere. Ci sta, non hai più spazio, ti allarghi, quindi questo pezzettino è stato creato dopo. Chissà se si può andare anche là. La temperatura è quasi perfetta. Beh, oddio, 8 gradi, non mi sembra proprio perfetta la temperatura. Ok, abbiamo trovato il grimaldello e un po' di roba utile. E anche un po' di cibo che può starci, dai. Questo, casomai lo buttiamo giù. No, non lo buttiamo giù perché possiamo fare le verdure, quindi è già potenziato. Ottimo. Però per il momento non ne vale la pena perché ci serve un fottio di acqua. Sì, abbiamo trovato qualcosina, ma niente medicine. E noi dobbiamo dare le medicine a quel tizio. No, oltre non si può andare e non c'è nient'altro da starti. Ok. Vediamo se riusciamo a realizzare un piede di porco. Allora, dobbiamo realizzare innanzitutto il laboratorio dei metalli. Che piazziamo qua, ok, mi va benissimo, e ci andiamo a lavorare. Possiamo fare questo piede di porco? Perfetto. Così apriamo l'armadio con il piede di porco, il grimaldello magari ce lo teniamo come merce di scambio, che comunque qualcosina vale. Ok, scassiamo quest'armadio e vediamo che ci sta dentro, sperando che ci sia qualcosa di utile, tra cui le medicine. Perché mi ricordo che lui è gravemente malato e non so quanto ci possa durare in questo stato, quindi speriamo che ci sia qualcosa di utile. Altro cibo, acqua e una munizione. Beh, andiamo a cucinare. Mi sa che ci manca
Pure la cucina. Possiamo realizzarla? Sì, possiamo realizzare anche la cucina. Che magari vado a mettere qua. Perfetto. Vicino al frigorifero, zona cucina, zona pranzo. Certo, la camera da letto non è propriamente il top, però poi magari andiamo a realizzare un letto qua sopra. Anche perché pure lei si dovrà riposare, no? Siamo senza combustibile e abbiamo solamente quattro assi, quindi andiamo a realizzarle tutte e quattro, così magari lo mettiamo un po' anche nella stufa, giusto per non morire congelati. E visto che l'estraneo qua sembra avere fame, molta fame, prepariamo magari una doppia razione, anche perché andiamo a consumare solamente uno in più di acqua. Non so se se li riesce a mangiare tutti e due lui. Ma nel caso uno se lo mangia lui, uno se lo mangia lei, così lei domani non deve mangiare e stiamo tranquilli su questo. Anche perché se dovessero venire a rubarci il cibo, sarebbe uno spreco non cucinarlo. Ok, intanto facciamo mangiare lui. Dopodiché è quasi notte, magari gli faccio raccogliere un po' di neve così da fare un po' di acqua. Sì, può mangiarsi anche l'altra razione, quindi gli diamo anche l'altra razione, così non dovrebbe avere più fame. E questa l'abbiamo risolta. Abbiamo una sola unità di cibo. Spero di trovare qualcosa di utile in giro. Il problema attualmente effettivamente è il combustibile. Abbiamo solamente due unità di combustibile. Andiamo a cercare qualcosa, cioè andiamo a cercare, andiamo a prendere un po' di neve. Non so quanto tempo ci resti a disposizione, quindi 2 ore possono andare anche bene, no? No, un'ora sola mi sa. Vabbè, qualcosina la dovrebbe aver raccattata. E qua abbiamo la casa del vicino e il cantiere edile. Ora, qua nel cantiere edile possiamo ottenere del cibo, materiali, medicine, armi e parti e dovrebbe essere una zona tranquilla. La casa del vicino invece è, a quanto dice qua, un amico del nonno che potrebbe magari avere delle medicine da condividere con noi. Il problema è se poi magari vuole fare uno scambio, quindi andiamo al cantiere edile che comunque ci sono le medicine. E ci portiamo il nostro amatissimo piede di porco. Ah, vediamo di raccattare quanto più roba possibile da queste parti. Iniziamo magari col scendere qua in basso e spero che effettivamente non ci sia nessuno di cui preoccuparsi, eventuali soldati o banditi. Spero che sia una zona tranquilla, visto che siamo inizio gioco e non come nell'ultima trasmissione che ci volevano sparare a vista ovunque andavamo. Beh, finora nulla di utile. Mi servono delle medicine, maledizione. Datemi delle medicine. E niente, niente di importante. Là c'è una grada, quindi avremmo bisogno di una sega, ma noi la sega non ce l'abbiamo, da qua non si può salire, quindi andiamo da questa parte. Saliamo su di qua. C'è qualcosa di utile? Non c'è nulla da raccattare? Ah, qua qualcosina ci sta, dai. Un po' di legna e un po' di materiali, nulla di che. Qua non sembra ci sia nulla, qua c'è qualcos'altro da raccattare, vediamo che roba è. Beh, per il momento prendiamo tutto, poi nel caso lasciamo quello che non ci serve di qua, e di qua non si può passare nemmeno,
E qua c'è qualcos'altro da raccattare. Il proiettile, questi. Ma vabbè, lasciamo stare questi qua che non ci servono e ci prendiamo la legna. La legna è decisamente più importante. Di qua. C'è qualcuno. Ma non si capisce nulla, quindi. Noi saliamo e andiamo ad aprire questa porta qua con il piede di porco, sperando che ci sia qualcosa di utile, perché sembra che dia nel vuoto. Ok, qua qualcosa da raccattare c'è, qua c'era un passaggio. Fortunatamente è stato utile portarsi dietro il piede di porco. Oh, medicine. Medicine che prendiamo al posto di. Guarda, lascia questi che non mi servono. Mettiamo così. Medicine, decisamente sì. Possiamo salire da questo lato? Sì. E possiamo passare di qua. Ok. Possiamo andare su. C'è qualcosa da raccattare qua? Qua sì. Vediamo che cosa c'è, sperando qualcosa di utile. Altre medicine, ottimo. Le sigarette, questi non ce ne facciamo nulla. Quindi andiamo giù. Scendiamo e vediamo di dare un'occhiata in giro perché già è tardi. Vediamo che ci sta qua e poi controlliamo magari qua dentro. Oh, un po' di cibo e dell'alcol. Queste sono cose che voglio prendere. Guarda, lascia stare il concime e lascia stare il proiettile. Dammi il cibo. E posiamo questi tre. Ci prendiamo pure l'alcol, che è un'ottima merce di scambio. Beh, teoricamente abbiamo lo zaino pieno, quindi se non ci stanno altre medicine o altro cibo, mi sa che non possiamo raccattare più nulla l'acqua. Poso altri quattro di questi. L'acqua è fondamentale. Lo zucchero è una buona merce di scambio che poi prenderemo in seguito. Aspetta, aspetta, non correre, non correre. Ehi, fratello, riesci a vedere la luce? Io, nel frattempo apro la porta, magari. La luce è intensa, si fa sempre più vicina. Ma così? Sta tipo morendo? Ma secondo me stanno semplicemente. Sono ubriachi. Sono malamente ubriachi. E questo è il problema. Ecco perché ci stava dell'alcol qua fuori. Da dove siamo scesi? Non l'ho capito. Già è tardi, maledizione. Da qua si può uscire? Sì, ok, si può uscire anche da qua. Quindi vediamo che ci sta qua. Allora, qua c'è qualcosa da raccattare. E qua ci sono delle info. Non mi interessa, cioè mi interessa, ma abbiamo lo zaino pieno. Un vecchio materasso, degli abiti e effetti personali sparsi in giro, c'è un frusaglia varia. Qui ci viveva qualcuno. Vediamo quest'altra info. E là ce ne sta pure un'altra. Ci sono alcuni fogli e disegni in mezzo al caos, tra cui anche una mappa dei tunnel della metro con tanto di appunti scritti a mano. Una mappa dei tunnel, interessante. Quindi magari ci ha sbloccato una nuova zona così. Tutti questi oggetti sembrano essere messi sottosopra in fretta e in furia. Chiunque fosse si direbbe che non abbia avuto molto tempo per fare i bagagli.
Sbrighiamoci perché già sono le 3. Ok, possiamo aprire qua così quando ci torniamo non ci dobbiamo portare più il piede di porco e abbiamo uno spazio in più nello zaino. Allora, che cosa c'è da raccattare qua dentro? Il diamante. Diamante è pure un'altra cosa che vorrei prendere. Perché se viene il mercante, non è male averlo. A me attualmente serve la legna per poter cucinare e riscaldarci. Questi qua li possiamo anche posare. Prendiamoci questo. E qua. Ok, va bene. E direi di correre all'uscita che già sono le 4, abbiamo pochissimo tempo per to poter tornare a casa. Giorno 2, sta diventando più freddo, quindi non era abbastanza freddo? Ottimo, davvero ottimo. Dovremmo potenziare la stufa, ma non ho idea di come farlo. Ma scusa, con chi stava parlando? È strano, è pallido e tossisce in continuazione. Sembra malato gravemente. Ok. Lei ha sì, riportato un bel po' di roba a casa. Abbiamo le medicine, quindi le andremo a dare le medicine a questo estraneo, così magari si riesce a recuperare un attimino la salute pure lui. E spero che arrivi il mercante con la legna. L'acqua e il cibo che abbiamo recuperato si mangia anche oggi e questo non è male, soprattutto può mangiare pure lei. Dobbiamo mettere del combustibile nella stufa invece, questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare di fare. Ma lo faremo nel prossimo episodio, perché sì, in questo episodio abbiamo fatto praticamente solamente il primo giorno, ma è durato parecchio. E se dovessimo andare a realizzare pure la seconda giornata, uscirebbe davvero troppo lungo il video, quindi faremo tutto nel prossimo episodio. Vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!